Buongiorno ragazzi, io inizio sempre a vloggare in treno e sono sempre senza trucco, non so perché, ma è così ragazzi, deve essere così, deve essere così. Beh, ovviamente mi truccherò in treno, che ovviamente, visto che io non riesco a svegliarmi la mattina, non è che potevo svegliarmi mezz'ora prima e truccarmi, ovviamente no. E quindi c'è Valentina che ride. Ciao Vale! Ormai mia fedele assistente che mi accompagna sempre con gli occhiali da diva. Sì, sì, ti vedi, c'è il flip. E adesso sì, stiamo andando a Milano, lo sapete perché ho l'incontro da Sephora e tra poco vi vedrò, mia family. Ok, c'era una cosa sul display che volevo togliere, ma ok, ce l'ho fatta. Quindi sono contentissima di incontrarvi, quando riesco a fare qualche incontro sono troppo felice, quindi mi dispiace di non essere riuscita ad avvisarvi prima perché vi ho dato, mi sa, 8 giorni di preavviso, che non è tantissimo, lo so che per organizzarsi eccetera è poco, però non sono riuscita proprio prima per accordi con il brand per l'organizzazione, quindi però sono molto molto felice di incontrarvi e in realtà non ci fermiamo tanto a Milano, soltanto una notte, però sono contenta perché Valentina, nonostante sia piena settimana perché mercoledì, domani e giovedì, è riuscita a venire con me. Questo è quanto, adesso siamo in treno, mi dispiace molto che non ci sia Tomas, però lo sapete, lui non può chiedere troppe ferie, se le tiene da parte per i viaggi lunghi che facciamo, e in questo caso avrebbe dovuto chiedere 2 giorni, mercoledì e giovedì, quindi anche qui non aveva senso. E siamo sul treno da Trieste per Venezia Mestre e poi a Mestre abbiamo il cambio per Milano e arriverò praticamente giusto in tempo per lasciare la valigia in hotel e poi per fiondarmi all'evento, quindi non vedo l'ora. Questo, dovete sapere, sarà il mio pranzo ed è consigliato dalla dermatologa. Tutti i dermatologi, per niente, infatti. Panino con salame, ma ragazzi è buonissimo, diciamoci la verità. Non c'è niente di meglio che un panino col salame. Valentina, guardiamo che brava, tutto con la verdura. Brava. Poi ha nascosto anche lei il panino con la mortadella. No, sto scherzando. No. Buon appetito ragazzi. Molto gita oggi, panini e tre. Ci piace. Siamo finalmente sul treno per Milano ragazzi, abbiamo cambiato a Mestre ed abbiamo ordinato 2 bicchieri di prosecco, così arriverò all'incontro tutta bella allegra. Dai, facciamo cin alla gita. Ragazzi, e dopo essermi truccata in treno, aver mangiato il sushi in treno e tutto di più, siamo arrivate. Quanto tempo non veniamo a Milano? 2 settimane. Niente. Comunque, qui dietro c'è la stazione. Sì, siamo arrivate proprio adesso. Siamo un po' in ritardo, quindi ho veramente i minuti contati. Devo subito andare in hotel, fare il check-in, mollare la valigia e poi correre da Sephora. Da voi! E tra l'altro è successa una cosa bellissima perché c'era un ragazzo che mi aspettava il binario del treno perché lui è andato a vedersi i treni e tipo quale treno poteva arrivare da Trieste, mi aspettava lì per salutarmi e farsi una foto. Incredibile, non ci posso credere, quindi voglio ringraziarlo perché è stato gentilissimo, è stata una cosa veramente, si era emozionato, quindi è stato bellissimo. Oddio che emozione ragazzi, la mia fede. Ragazzi,
l'evento si è concluso, ho lasciato la videocamera al team di Foreo, quindi non so che cosa, grazie, non so che cosa avete visto nelle scene prima di questa, ma è stato bellissimo, eravate in tantissimi, mi sono divertita un sacco, siete dolcissimi, mi avete abbracciato, cioè è stato magico, come tutti gli incontri sono uno più bello dell'altro, spero sempre di farne tanti. Adesso siamo con Vale! Ciao! Siamo venute da Rosso Pomodoro a mangiare qualcosina e guardate un po', pizza diavola con bufala, ragazzi, sembra molto molto invitante, e Vale ha preso bruschette con burrata e olive e zucchine. Tu sempre molto healthy, molto molto brava, e io invece molto poco healthy, però ragazzi ci sta, e anche prosecco visto che siamo in gita. E ovviamente abbiamo preso anche il dolce, ci ha raggiunto Laura! Sì! Finalmente ti rivedo, che dal mio matrimonio che non ti vedevo. Laura, dici il tuo blog, così chi vuole seguirti. No, no, lei è una blogger famosissima, ragazzi. Vai! Rock and mode, ragazzi, seguitela! Ciao. Ragazzi, siamo tornati in hotel, sto parlando piano perché Valentina sta già dormendo, si è messa ai tappi, ma comunque, e io sono veramente stravolta, cioè stravolta, ma sono stanchissima perché alla fine mi sono svegliata prestissimo, e poi treno, e poi in velocità hotel, e poi in velocità l'evento, e poi l'evento è stato bellissimo, quindi voglio davvero ringraziare tantissimo tutti voi che siete venuti, davvero siete speciali, speciali, mi dispiace non aver dato tantissimo preavviso, so che 8 giorni sono pochi, ma prometto che la prossima volta cerco di darvi più preavviso possibile, così vi organizzate, ma non dipende da me, però sono comunque contenta che insomma in tantissimi siete riusciti a venire, ho firmato tantissimi autografi, ho fatto le foto con tantissimi di voi, è stato bellissimo. E poi sono anche molto molto felice di aver rivisto la mia amica Laura, che lei abita a Teramo, e quindi cioè il fatto di riuscire ad incontrarsi, sto cercando di sistemarmi i capelli ma è una causa persa, e il fatto di riuscire ad incontrarla è raro, cioè non capita spesso, l'ultima volta che ci siamo viste era per il nostro matrimonio, quindi, che lei ovviamente era ospite speciale, e quindi sì, insomma sono felicissima di averla rivista, ma insomma la cosa più bella è stato l'incontro oggi, è stato bellissimo, so che in tantissimi mi chiedete di raggiungere altre città, io ci provo sempre anche a venire al sud, il problema è che appunto devo riuscire ad organizzare, perché non posso organizzare io un incontro da sola, ci vuole un'organizzazione dietro, ci vuole un posto dove andare, ci vuole, insomma non è così semplice come può sembrare, ma appunto se riesco ad organizzare qualcosa anche al sud, so che siete in tantissimi in Sicilia, in Sardegna, in Puglia a seguirmi, vorrei tanto poter tornare anche a Napoli, quindi insomma cercherò di fare il possibile, ve lo prometto, perché so di non essere mai venuta al sud, o almeno sì, sono stata a Napoli, sono stata a Salerno e basta, praticamente l'unica città del sud, quindi mi dispiace molto, e non pensate che io non lo sappia, lo so, ci penso sempre, ma prima o poi riuscirò ad organizzare, ve lo prometto, prima o poi riuscirò in qualche modo, e quindi mi dispiace se questo video è stato troppo breve, troppo frettoloso, quando sono a casa è molto più semplice per me filmare e sono un pochino più libera tra virgolette a casa, perché riesco a ritagliarmi qualche momento per poter chiacchierare con voi, poter filmare, c'è Gatto Denver eccetera, magari sono con Tomas eccetera, invece quando sono in viaggio tra una cosa e l'altra, tra l'aereo, tra il treno, tra gli hotel eccetera, è veramente difficile, però spero che anche questi vlog vi piacciono, anche se sono un po' on the go, un po' di fretta, un po' sconclusionati come piace definirli a me. Però spero che vi piacciono, perché alla fine la mia vita è questo, ci sono le giornate a casa, ci sono le giornate invece in viaggio in cui non ho veramente un secondo libero e passo tutta la giornata tra taxi, aeroporti, treni e hotel, quindi ma ci sono abituata, io ormai mi sento a casa ovunque, ma è sempre stato così per me alla fine, però non appunto per me è normale, quindi un giorno sono a casa, un giorno sono in hotel. Però ho già tutta la mia routine anche in hotel, però dai, abbiamo solo questa notte qui e domani torno già a casa. Ma Tomas, sono contentissima, tra l'altro oggi ho l'evento in tantissimi, mi avete detto dov'è Tomas?
conosce, quindi ho dovuto spiegare a tutti, no, ma perché lui lavora, non è potuto venire, se fosse stato nel weekend, sì, ma così no, purtroppo, quindi, però insomma, siete stati veramente dolcissimi, dolcissimi, mi chiedete sempre dei gatti, di gatto Depp, di gatta Stellina, mi dite tutto, addirittura mi hanno detto, saluta tua mamma, quindi grazie, grazie. Quindi è stato, sì, bellissimo, bellissimo. Tutte le giornate in cui organizzo questi incontri sono indimenticabili per me, quindi è un'emozione unica e indescrivibile. Quindi domani invece abbiamo fatto un piccolo programma adesso, quindi domani faremo colazione, poi andremo al Duomo, faremo un po' le turiste e poi Valentina mi ha dato questa malsana idea di andare da Chanel, perché visto che qui c'è Chanel ed è anche molto fornito, se non sbaglio, vorrei andare a farci un salto, quindi voglio proprio vedere che cosa c'è, anche se ho appena fatto shopping pazzo da Chanel, però voglio andare a vedere direttamente in boutique e quindi, perché no, visto che stiamo qua, domani abbiamo il treno, io spero riusciate a sentire qualcosa un po' ASMR alla fine di questo video, e visto che abbiamo il treno alle 17 qualcosa, abbiamo comunque praticamente mezza giornata qui, quindi questo è quanto. Io adesso vi darò la buonanotte. Vi piace questo pigiamino? L'ho preso su Asos, tutto fatto con i cactus, secondo me è molto